Venerdì 1 marzo al Teatro Petrarca ritorna il premio Pietro Laretino, come al solito organizzato dal nostro Carlo Brandini. Quali sono le novità per quanto riguarda questa edizione? Ma le novità sono i premiati, perché tutti gli anni premiamo 5 aretini che si sono distinti nell'arco dell'anno, quindi quest'anno sono 5 nuovi personaggi che secondo una giuria stabilita meritano questo premio. E ci sono intermezzi musicali, ci sono intermezzi e quindi dovrebbe essere una serata piacevole. Qualche anticipazione? Qualche anticipazione: i premiati sono Beppe Angiolini, sono la signora Ciabatti, sono il Macri, Stefano Tenti, il dottor Tenti e Menchino Neri, l'idolo della tifoseria retina. Con quella sforbice è una vita che va avanti, sì, che meglio di così si muore, insomma. Ma insieme alla dottoressa Gabriella Rossi di questa organizzazione Onlus, il ricavato servirà per una causa molto importante. Sì, dobbiamo terminare una casa famiglia per i bambini malnutriti col piede torto in Madagascar a Masoa, per cui il ricavato di questa serata verrà a far terminare questa casa. Uno dei grandi protagonisti di questa serata, premio Laretino, sarà Francesco Graziani, che premierà un altro mito che è Domenico Neri. Ma con grande piacere, ma il premiato è sicuramente Menchino, sono felice per lui, è un premio molto rappresentativo per la città di Arezzo e quindi sono contento, ecco, che sia io a dargli questo premio, perché tra l'altro per tutti i suoi trascorsi da calciatore e non solo, lo merita ampiamente. Tra una premiazione e l'altra ci sarà il coro diretto dal maestro Dalla Noce, che ci delizierà con alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. Esatto, l'ensemble femminile Castalia eseguirà come apertura di questa serata un bellissimo brano di Mia Martini, quindi un coro al femminile che canta un brano al femminile, Almeno tu nell'universo, in un arrangiamento del maestro Cadario, ed è un brano un po' che ci caratterizza. E poi chiuderemo la serata con un altro bellissimo brano su un testo di Giovanni Pascoli che parla di mare, e quindi con l'estate davanti a noi, pensando al mare.